Le persone che questa notte sono state tratte in arresto dalla compagnia dei Carabinieri di Caltagirone sono sicuramente note a voi, organi di informazione, qualcuno in particolare un po' di più, e mi riferisco alla persona di Lipsia Orazio, che è il personaggio centrale di questa vicenda giudiziaria. Ricorderete che nel gennaio di questo anno lo stesso è stato vittima di un tentato omicidio ai suoi danni, nel mentre si stava, stava tentando di commettere un furto in abitazione. Il titolare dell'abitazione gli ha esploso un colpo di fucile all'addome, ferendolo in maniera molto grave. Comunque il vizio non lo ha perso per nulla, tanto è vero che ha posto in essere assieme ai suoi sodali un'attività frenetica di reati contro il patrimonio, soprattutto furti in depositi di materiale elettrico, e ricettazioni, rapine, eccetera. Un'attività frenetica se si tiene conto che l'attività tecnica e intercettativa è stata posta in essere dal 17-2-2014 al 5 aprile 2014. I capi di imputazione sono tantissimi e quindi si può capire bene come si tratta di soggetti che sono dei professionisti in questo settore e dimostrano anche una abilità non indifferente nel liberarsi in tempo quasi reale della refurtiva cedendola a dei ricettatori. Le indagini sono state accuratamente svolte dalla stazione Carabinieri di Caltagirone, come dicevo, sono intercettazioni prevalentemente, ma anche attività di monitoraggio video e quindi riprese video che hanno consentito di accertare in tempo reale anche il verificarsi di questi furti. I dettagli saranno illustrati dal capitano Martellucci. Come detto il signor Procuratore, subito dall'attività investigativa è emerso come tre dei soggetti che vedete ritratti nella slide, in particolare Lipsia Orazio, Manusia Giuseppe e Abaco Michele, si siano organizzati per commettere una serie numerosissima di furti che riguardano sia abitazioni, sia depositi, impianti idrici, e creando non solo un danno economico alle parti offese, ma soprattutto e in maniera più rilevante dei disservizi, dei disagi notevolissimi alla collettività, perché molto spesso a causa dei loro colpi venivano poi creati dei disservizi a servizi di pubblica utilità. Qui mi riferisco all'approvvigionamento, per esempio, dell'energia elettrica e dell'acqua nei comuni limitrofi. Perché, per esempio, uno dei siti che è stato colpito ripetutamente è per esempio quello di un deposito di Vizzini relativo a una società impegnata nella raccolta dei rifiuti solidi urbani, per cui il furto del gasolio da trazione, per esempio dai mezzi o delle batterie, degli accumulatori di corrente, ha comportato chiaramente ritardi o interruzioni nella raccolta dei rifiuti solidi urbani. Come detto, non solo loro con estrema abilità rubavano materiale di qualsiasi tipo, qualsiasi cosa gli capitasse loro a tiro, parliamo da attrezzi da lavoro, materiale ferroso, telefonini, macchine fotografiche, perché appunto, come detto, hanno fatto anche dei furti in abitazioni. Addirittura non si sono fermati neanche di fronte diciamo, a un edificio di culto, perché hanno perpetrato in Gran Michele anche un furto all'interno di una chiesa e in particolare sono penetrati per prima nella parte adibita a privata dimora del parroco e successivamente nella zona, diciamo, più strettamente di culto, rubando dalla cassetta delle offerte dei fedeli. Addirittura uno degli arrestati odierni si è reso autore di più furti anche ai danni di familiari, quindi neanche il vincolo di parentela, il vincolo di sangue li ha fermati dal commettere reati contro il patrimonio e contro la persona, perché la loro spregiudicatezza si spingeva anche a, per esempio, minacciare di morte le parti offese nel momento in cui, colti sul fatto dalle persone che si erano recati appunto a controllare i loro beni immobili, minacciano di morte anche con un'accetta in un episodio le parti offese, o addirittura ne speronavano l'autovettura per cercare di guadagnarsi la fuga. Quindi capite bene qual è stata anche l'efferatezza di alcuni dei delitti che gli vengono contestati. Facciamo vedere, ci sono le immagini di uno dei furti che sono stati portati
a compimento nel deposito di Vizzini. Facciamo partire il video. Da qui potete vedere come tagliano la rete di recinzione, si nascondono dietro il muretto perché ci sono delle macchine che transitano sulla strada. Successivamente uno dei due complici passa delle taniche di benzina ai tubi per sottrarre il gasolio e poi si dirigono verso il parcheggio dove erano appunto custoditi i mezzi della ditta. A quel punto sottraggono il gasolio da trazione, lo riversano in delle taniche e poi lo portano verso la vettura con cui si allontaneranno poi subito dopo aver completato il furto. Queste sono delle camere del magazzino? Sì, appartengono al circuito di videosorveglianza della società. Ma siamo alla zona di Vizzini? E zona di Vizzini, sì. Come vedete, ecco, questo è il trasporto delle taniche, chiaramente le immagini sono un po' sgranate, ma si vede distintamente come stiano trasportando le taniche all'interno delle quali hanno caricato il gasolio. Con estrema facilità e nonchalance, non hanno esitazioni o tentennamenti. Probabilmente confidavano nel fatto di non essere riconosciuti, perché comunque l'individuazione e il riconoscimento non si basa sulle immagini, perché dalla qualità è chiaro non è possibile un riconoscimento dei viso dei soggetti. Allora la loro individuazione e identificazione compiuta si è arrivati mettendo a sistema questi elementi investigativi con quelli ricevuti dai servizi di OCP e dalle attività tecniche. La cosa che ho evidenziato poc'anzi è che questi numerosissimi furti sono stati commessi in un arco temporale brevissimo e l'attività investigativa nasce da una sequenza di furti dei primi mesi del 2014 che appunto ha consentito agli investigatori di individuare i possibili soggetti autori dei furti stessi, sottoporli a controllo telefonico e da lì siamo riusciti a individuare tutti quelli che sono contestati ai capi di imputazione. Come è stato detto, è gente proprio che ha che non sprezzante di qualunque tipo di conseguenza possa andare incontro, se si tiene conto che hanno rubato le cassette dell'elemosina nelle chiese, hanno rubato a familiari e uno di questi, appunto in Lipsia, è stato oggetto di un tentato omicidio nel gennaio di questo anno mentre stava tentando di perpetrare un furto, ciò nonostante continuava ancora a farne, quindi gente che ha proprio una propensione al delitto che è davvero notevole.